Là, con Salvatore Esposito al Filming Italy Sardegna Festival, intanto come stai, Salvatore? Bene, bene, grazie. Accaldato, ma bene. Accaldato, però qui l'ambiente, insomma, è... Sì. C'è no, di peggio. Si sta bene, ha voglia. Dove... Io volevo, Salvatore, chiederti subito, 10 anni da Gomorra, se dovessi guardarti un attimo indietro in questo che è stato questo viaggio, questo percorso, volevo chiederti, ti aspettavi effettivamente tutto questo successo? No, non mi aspettavo poi soprattutto quello che ho ricevuto io in questi anni, in questi 10 anni, che è molto ma molto di più rispetto a qualsiasi mio più grande sogno. Quindi Dio benedica chi ha deciso di affidarmi il ruolo di Jenny, perché oggi mi ritrovo qui dopo 10 anni a lavorare su tanti progetti, nazionali ed internazionali, e sono veramente veramente felice. Adesso se ne è parlato molto in questi ultimi mesi, c'è un nuovo progetto che uscirà a breve, non so se si può dire qualcosa su Piedone. Sì, abbiamo finito di girarlo a marzo, dovrebbe uscire credo entro quest'anno, un'altra bella sfida, diciamo che racconteremo in chiave moderna un po' quello che ha rappresentato il commissario Rizzo, interpretato da Bud Spencer nei film degli anni 80, 70-80, quindi sarà veramente un'altra bella sfida. Allora, abbiamo parlato del passato, del presente, se si può parlare del futuro, cioè di qualche altro progetto che c'è in cantiere o che vorresti magari? Guarda, sto scrivendo il mio terzo romanzo che chiuderà la trilogia dello sciamano, e anche lì sto lavorando a uno sviluppo poi cinematografico dei film. Sto scrivendo tante cose, dovrebbe uscire credo inizio dell'anno nuovo il film che ho fatto insieme ad altri bravissimi attori con Gerard Butler, e poi ci sono tanti progetti, alcuni top secret, però c'è comunque la pentola bolle, si muove. Sì. Da attore ne abbiamo parlato, ma invece da spettatore volevo chiederti, tu che spettatore sei oggi? Serie, cinema, tutte e due? Sì, diciamo che le serie hanno preso dal mio punto di vista il sopravvento quando alcune serie avevano una qualità nettamente superiore al cinema. Sono veramente pochi i progetti che mi portano al cinema oggi, ahimè, e soprattutto ahimè sono per la maggior parte internazionali e non italiani. Senti, dicevamo prima, un film tra i tanti che hai fatto, che ha avuto un percorso anche festivaliero a Venezia, andò alla settimana della critica, Veleno, è prodotto anche da Gaetano Di Vaio, che purtroppo non c'è più da poco. Che ricordi hai di quel set, di quell'esperienza? Ma quell'esperienza fu veramente toccante, perché poi le tematiche trattate erano tematiche dure, difficili da digerire. E devo dire che Gaetano già lì si era mosso e si era speso in prima persona affinché questo progetto prendesse vita. Insieme a Gianluca Curti poi hanno tenuto vivo quello che è stato poi il film fino alla fine. Ha avuto, secondo me, molto meno rilievo rispetto a quello che meritava, però, come ti dicevo prima, spesso il cinema italiano valuta 4-5 film e poi il resto dei 200 e passa film che produce vengono dimenticati. Ma ti è capitato di rivederlo? Sia questo sia in generale ti capita, sì, di rivedere? Sì, mi è capitato di rivederlo qualche annetto fa. Diciamo che è un film toccante sempre. È uno di quei film che secondo me andrebbe visto anche nelle scuole, un po' come anche Spaccapietre, un altro film che ho fatto diretto dai fratelli De Serio sul caporalato, racconta la storia dello sfruttamento delle persone all'interno dei campi agricoli, quindi... E in chiusura, abbiamo parlato appunto di Veleno, del festival, siamo ad un festival per un attore, per un autore anche come te. Quanto è importante ancora oggi un festival? Ce ne sono tantissimi. I festival dal mio punto di vista hanno un ruolo fondamentale, nel senso che sono un grande bacino di idee, di conoscenze, di sviluppi, di possibilità, al di là poi di quelli che sono i festival dove ci sono delle premiazioni o meno, ma secondo me c'è uno scambio costante di idee, c'è uno scambio
costante che dovrebbe essere più fruttuoso dal mio punto di vista di opinioni, e così si può crescere, perché chiusi nel proprio piccolo mondo a curare il loro piccolo orticello non credo che si possa andare poi lontano. Grazie Salvatore, grazie a te.